essere uno di rappresentazione, la prima presentazione del libro è questo qui, Il misterioso individuo in nero, di Michele Franco, che qui ne parlerà prima brevemente Natalino, a cui lascio la parola e poi io farò alcune domande all'autore. In primo luogo, quello che dovrei fare io è la presentazione dell'autore. Io dovrei parlare dell'autore e l'impegno che l'autore mette in questo tipo di letteratura, che non è una letteratura istruttiva, perché è una letteratura che parte da presupposti della vita molto particolari, di situazioni dove sembra che il maligno e il male sia sempre in qualche modo dietro le nostre spalle. Però devo dire che al di là del studiare l'interiorità dei personaggi, perché anche per fare il male ci vuole una certa capacità, una certa intelligenza, laddove sembra che poi il male in qualche modo vinca la bontà dell'animo umano, invece in questi racconti c'è sempre il fatto della distinzione di chi opera il male, ma c'è anche all'interno della trama delle persone che invece vogliono che il bene in qualche modo sopravvalga il male stesso. Quindi diciamo che è ben nutrita la questione dal punto di vista dell'etica, dal punto di vista anche della presentazione dei personaggi. A volte sono personaggi forse più giovani che sono migliori degli anziani, che hanno di un ideale del quale sembrano di combattere ciò che si sta verificando. La narrazione si sviluppa in tre città fondamentali, no? Sì. Sono Langrad, Edimburgo e Londra. Quindi perché la scelta di queste città? Cioè, c'è qualche modo? La Langrad veramente è una città quindi immaginaria dove parte la vicenda, è un punto di inizio, insomma, no? Dove inizia insomma la storia. Poi chiaramente nel corso delle indagini si viene a scoprire che l'origine del male non è di Assandra, Assandra è una conseguenza ovviamente. L'origine del male è altrove, in particolare diciamo ad Edimburgo. Edimburgo soprattutto nella Old Town, quindi è chiamata anche appunto città dei fantasmi. E quella è l'origine dove appunto tutto è nato, l'origine insomma che ha generato insomma il male, che adesso non voglio fare molto, certo, no? Certo. Non ho solamente comunque documenti letterari, ho anche altri riferimenti, anche tipo registi, come esempio Dario Argento, ad esempio John Carpenter, anche questo diciamo è impresso molto sul punto il mio stile. E anche un'altra cosa che mi per l'ispirazione è anche appunto la famosissima saga di videogiochi di Resident Evil. Ah. Insomma, famosa già dagli anni 90. Sì, sì, sì. Adesso infatti posso capire anche un po' meglio questa dell'attenzione che tu hai per i dettagli, o meno per alcuni dettagli, no? Che a me ha colpito per esempio nel libro quando c'è l'ultima cena. Senza che giorno, ma la cena che, prima dell'evento conclusivo, no? Certo. E tu ti sei soffermato come se proprio fosse una macchina da presa che fa un piano sequenza su tutti i cibi che loro mangiavano e che sceglievano, insomma, sull'atto di scegliere dal menù, quindi ecco, è un dettaglio molto cinematografico, insomma, ecco, mi ha ricordato molto questa cosa. E in questo caso c'hai anche. Aumenta anche un po' la suspense rispetto a quello che poi realmente sarà la conclusione finale, no? Quindi diciamo, la lotta tra il bene e il male e la conclusione finale. E questo mi viene in mente un'altra domanda relativamente a questo. Quanto c'è di studiato all'interno del libro? Nel senso, molti autori parlano di personaggi che alla fine, a un certo punto della storia, prendono il sopravvento anche sull'autore stesso, prendono decisioni da solo, no? Perché ha una coerenza, il personaggio che appunto una coerenza che ormai non può fare in quello. Tu ragioni in questo modo oppure inizi a scrivere hai il canovaccio di massima, inizi a scrivere quello che. Diciamo tutte quelle cose, cioè nel senso
inizialmente c'è praticamente ispirazione, perché senza la famosa fiamma, insomma, no? Senza la pena che si accende non va da nessuna parte. Poi chiaramente una volta che ho l'ispirazione, mi metto a tavolino a studiare bene la situazione, a studiare bene appunto la storia, i personaggi, come appunto caratterizzarli. E nel fatto insomma della cena, quella diciamo, mi sono comunque, cioè, avendo ambientato la seconda parte della storia ad Edimburgo, chiaramente mi sono documentato anche su cosa mangiano, chiaramente. Ah, okay. Ovviamente non è posto in Edimburgo una bella buonata, insomma, non mi sembra più tutto da solo. Quindi di conseguenza mi sono documentato quindi su cosa mangiano, su quello che... Inoltre, facendo questa cosa che chiaramente alimento, cioè, l'attesa chiaramente, no? Cioè, non andavo subito al soldo, non andavo subito allo scontro finale, alimento l'attesa e è andato l'attesa che alimenta la suspense. Quindi è una cosa tutto, diciamo, studiato.